Mi aspetto che la squadra maturi, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento mentale nella gestione delle difficoltà. Domani incontriamo una squadra che probabilmente farà un campionato da protagonista. Questo non significa che andiamo giù a far la vittima sacrificale, anzi, 11 sono loro e 11 siamo noi. La partita andiamo giù a giocarcela. Sappiamo della forza dell'avversario, ma questo non ci deve intimorire. Ci saranno dei momenti difficili sicuramente, e lì, per rispondere alla domanda, mi aspetto che soprattutto chi ha più partite nel proprio curriculum abbia quella maturità di mandare messaggi all'interno della squadra, all'interno della partita stessa, al momento di coesione in base alle difficoltà che incontreremo. È lì che si vede la maturità, lo stato, no, di crescita della squadra. Parlo di giocatori con più partite perché sono loro poi che hanno un po' più esperienza e sanno come gestire certi momenti, se ci saranno. Io credo che ci saranno, ma non significa che dovremo subirli quei momenti difficili, anzi, per noi sarà un momento di crescita. Rimango dell'avviso che noi una partita ce la giochiamo, perché loro sono molto forti, forse sono più forti di noi, ma non sempre la squadra più forte vince. Dopo che abbiamo subito il gol, che tra l'altro era il primo tiro in porta che subivamo, la squadra non ha avuto una buona reazione. Infatti, 2 minuti dopo, 3 minuti dopo, abbiamo preso un altro tiro in porta. E è normale, ci sta, soprattutto per una squadra che adesso inizia a formare la mentalità. Secondo me, dopo le difficoltà del finale di stagione dell'anno scorso e dopo la difficoltà del nuovo inizio, no? Con tutte le storie che sapete, e quindi. Me lo aspettavo, una reazione così, un po' quasi di scoraggiamento. E è proprio lì sta il percorso di crescita. E per noi, anche ieri in allenamento, in cui in certe situazioni potevamo far meglio, è un momento di crescita, è un'opportunità per crescere sia l'allenamento che la partita. Mi aspetto quelle risposte, spero non ci siano momenti difficili, ma se ci saranno, mi aspetto quelle risposte. A Reggio, ripeto, potevamo far meglio. Dopo il gol, perché poi al secondo tempo io sono entrato dentro lo spogliatoio e mi sono arrabbiato molto con i ragazzi, perché si può prendere gol, ma in realtà fallisci solo quando molli, quando hai mollato, e quindi non permetto alla mia squadra di mollare, non permetto alla mia squadra di avere un calo mentale. Poi si può anche perdere, ci sta, nel calcio non, ripeto, il risultato non lo controlleremo mai. Ma l'atteggiamento sì, e quindi domani per noi è un'opportunità per crescere da questo punto di vista. La squadra sta bene, Di Matteo non sarà convocato, Minelli non sarà convocato e Soprano stiamo valutando. Ha svolto un leggero allenamento, adesso nel pomeriggio decidiamo la convocazione. Si può giocare a calcio in 10 più 1, nel senso che l'attaccante deve far gol. Hai voglia che ci giriamo intorno. L'attaccante, il ruolo dell'attaccante è delicato perché viene valutato per i gol e i gol dell'attaccante per la squadra sono vitali. Per me è importante la squadra, è importante che tutti e 11 corrano perché l'atteggiamento fa la differenza. Poi certo, se l'attaccante come unico ruolo si sforza un po' di meno nella fase non possesso, ma è più proficuo in fase realizzativa, per me va bene. Se la mettiamo sul piano della qualità tecnico, non credo che c'è partita. Noi dobbiamo metterla sul piano dell'aggressività, sul fatto di saltargli addosso in ogni situazione e non farli ragionare. Il nostro miglior regista, come dico sempre alla squadra, è il contropressing, è la riconquista della palla. Perché se non ci arriviamo magari con la qualità, ci possiamo arrivare con le riconquiste della palla e con quell'aggressività che in questo momento stiamo iniziando a vedere.